Amici di Telediamante, buonasera a tutti. Ci troviamo sul palco dei Ruderi di Cirella, l'anfiteatro dei Ruderi di Cirella, dove sta per iniziare la 28ª edizione del Festival del Peperoncino. Sono vicino e ho il piacere di avere vicino a me il professor Enzo Monaco, presidente dell'Accademia Italiana del Peperoncino. Professore, buonasera e grazie, perché con tanta ostinità anche quest'anno siamo riusciti a fare il Peperoncino Festival. È una 28ª edizione, chiaramente limitata, ristretta. Verrà fatta chiaramente nel rispetto della normativa vigente anti-Covid-19, ma verrà fatta. Sì, intanto è stato un grosso sacrificio farla, perché intanto vedere il lungomare di Diamante senza i colori e le luci degli stand è una sofferenza, però dovevamo farla perché i grandi festival non saltano le edizioni, e quindi è un'edizione particolare fatta in sicurezza. Però diciamo che le cose più importanti ci sono gli spettacoli al Teatro dei Ruderi, ci sono le mostre nel DAC, c'è nel comune una mostra importante fatta in collaborazione con le Treccani, abbiamo in esposizione la Fornarina di Raffaello e un codice della Divina Commedia del 1360, e poi ci sono i convegni e i dibattiti a Piazzetta Savonarola. Quindi diciamo che le cose più importanti ci sono tutti nello spirito e nella tradizione del Festival del Peperoncino. E come tradizione vuole, tra poco verranno consegnate le chiavi dal sindaco Ernesto Magorno, giusto? Per il Peperoncino Festival, ci sarà la testimonial questa sera, Valeria Marini. Sì, Valeria Marini, che come al solito è una star piccante. La tradizione vuole sempre questi personaggi piccanti. C'è stata Belen, c'è stata Eva Enger, ora tocca a Valeria Marini. Speriamo che ci porti fortuna e speriamo che l'edizione del prossimo anno possa essere come vuole la nostra tradizione. Grazie professore per quello che fate per la Calabria e, perché no, anche a livello internazionale con l'Accademia Italiana del Peperoncino. Grazie professore. Grazie a tutti quelli che vengono a seguirci nel teatro e negli stand. Grazie. Valeria, il tuo rapporto con il peperoncino in questa 28ª edizione? L'ho sempre amato e mi piace da impazzire, è afrodisiaco, rafforza le difese immunitarie, vitamina C, e poi ci vuole la spicy life, soprattutto in questo momento. Hai visto? La bambola più sognata dagli italiani. Ecco, quest'anno sei qui per il primo anno al Peperoncino Festival. Cosa ne pensi di questo festival di Diamante della Calabria? Allora, penso che sia un festival meraviglioso, che sia un esempio che sia stata fatta anche quest'anno, in un momento comunque dove ancora stiamo, per fortuna speriamo presto, stiamo uscendo da un momento di difficoltà. E io cosa penso della Calabria? Io amo la Calabria. La Calabria è una terra meravigliosa. Io sono stata battezzata artisticamente da un calabrese che è Piernini Pingitore, e poi ho comunque con la Calabria e i calabresi un rapporto veramente di, non lo so, ogni volta che vengo qui mi sento proprio a casa. E la Calabria è una regione che sta prendendo sempre di più luce, perché se lo merita, è una bellissima terra, e penso che questo festival sia fantastellare, perché valorizzare un alimento come il peperoncino è giusto ed è un mi auguro che insomma presto il peperoncino Diamante diventi il peperoncino più famoso del mondo. Grazie. Quanto di piccante c'è nella Varini?
Io sono super piccante, non c'è, la vita stellare equivale, è sinonimo di piccante, quindi bisogna, ci sono, in questo momento è proprio quello che ci vuole, il peperoncino, il peperoncino è qualcosa che ti dà non solo sul cibo ma ti dà proprio anche l'energia. Io sono sempre stata una mangiatrice di peperoncino, ma è anche un simbolo il peperoncino di energia, di grinta, eh? Di grinta, e forse ecco Valeria, quella grinta, esatto, quella grinta forse vi è servita, artisti come voi, a superare questo lungo lockdown. Diciamo che assolutamente a tutti, la grinta in questo momento serve a tutti, ed è anche un po' il messaggio che io do nella canzone Boom, che poi insomma andrò a prendere addirittura un premio al Festival di Venezia. Sì, per me è veramente un onore, una scommessa vinta, è stata scritta da un autore calabrese durante il lockdown, e quindi sono felice anche se mi auguro che presto, insomma, che si ritorni alla normalità per godere ancora di più le bellezze dell'Italia e della Calabria. Grazie Valeria per la tua disponibilità, grazie. Preparate i coltelli, vedete gli chef dell'associazione provinciale, l'associazione dei cuochi stellati e non stellati, sicuramente direbbe Valeria stellari, io ne conosco un paio, e quindi se sono tutti all'altezza di Fabbricatore e Spina, Caridi, Spina, intanto ce l'hanno scritto qua, sono come io, come calciatore, vabbè, questo poi dulcis in fundo, e quindi diciamo che siamo in buone mani, è il caso di dire siamo in buone mani. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Ovviamente, allora, il primo di tanti applausi, ancora così informale però, e il primo di tanti applausi va all'autore che ormai da 27 anni ci delizia gli occhi e il palato, la pasticceria Biancaneve di Diamante. Allora, voi avete le mascherine, non potrete sorridere, o almeno sorriderete ma non vi vedremo, però vi vogliamo sentire, e quando entrerà mia moglie dovete per favore far crollare il teatro. Quando è pronta, eccola, stellata, stellare, mitologica, tutti gli aggettivi che posso dire sono privi di sostanza, perché per la sostanza ce la mette lei. Amici, popolo piccante, ecco a voi, a Diamante, Valeria Marini! Che meraviglia! Eccola qua, di rosso vestita! Vieni, vieni! In onore del peperoncino e di Diamante! In onore del peperoncino e che di meraviglia. Diamante! Che meraviglia! E poi il rosso... Viva l'Italia, viva la Calabria, esatto. Viva il peperoncino! Guarda! Noi abbiamo i colori dell'Italia, no? Perché ci abbiamo, vedi? Mettiti qua al centro. Tu. Vieni, vieni. Ok, sì. Qua. Vedi, mi sono preparato lo scranno. Ah, no, io ti dicevo mettiti qua al centro perché così io stavo vicino al tuo scettro. No, poi adesso ti faremo tutto. Noi facciamo il taglio della torta. Perché... Ah, ok. E la prima, poi ci divertiamo, abbiamo... Va bene, io seguo te. Vieni. Come state? Tutto bene? Siete piccanti? Siete piccanti? Sì, ok. E allora? Aspetta. Vieni, 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 vieni. Fuori i coltelli. E quindi... Musica, mettiamo la sigla. Sì, questa è la mia. Numero 28, che sia di buon auspicio a tutti e torniamo a essere splendidi come siamo sempre stati. Vai Valeria, vai, vai. Eccola, grande.
E viva gli sposi! Questo brindisi per voi, per la città di Diamante, per l'Italia, anzi per la città di Diamante, per la Calabria, per le bellezze della Calabria, per le bellezze d'Italia, della nostra Italia, e perché al più presto torniamo alla normalità. Ad abbracciarci. Ad abbracciarci, a baciarci. Sempre con abbracci piccanti. Guarda, veramente, guarda quest'anno. Allora, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ci mettiamo un po' più a proscenio in modo da farci una chiacchierata con la nostra Valeria. Dunque, cara Valeria, finalmente qua. Io ho fatto preparare questa scenografia per te, perché Valeria Marini non è una soubrette, non è una modella, non è un'attrice, non è una spicy lover, non è, cioè, Valeria è tutto questo e anche di più, e da stasera è anche regina piccante. L'unica cosa che ti mancava nella tua splendida carriera era questa, la regina piccante. Sì, mi mancava, adesso ce l'ho, ma mi ha sempre accompagnato. Io sono veramente un amante del peperoncino. A casa mia ho sempre una collana di peperoncino e lo uso tutti i giorni. Bene, e campi cent'anni. Sì, perché sì. Il peperoncino fa vivere a lungo e felicemente. È vero. Perché è un portatore sano d'allegria. Guarda, sua maestà, guarda le mutande di sua maestà. Bellissime. È tutto, noi siamo piccanti dentro e fuori. Bellissime. Perché la Calabria è l'emblema della gioia di vivere. La Calabria è talmente avanti che se si volta indietro vede il futuro. È vero, sono d'accordo. E quindi il tuo rapporto col peperoncino com'è? Il mio rapporto col peperoncino, ti ho detto, veramente, non perché sono qui, amo il peperoncino. Lo cucini? Lo cucino, lo metto sempre dappertutto, perché comunque un tocco di peperoncino ovunque lo metti, tranne che nei dolci, però ci sono anche i dolci piccanti che sono buonissimi. Noi facciamo la crostata del diavolo. Però fa proprio bene, cioè proprio un alimento che amo molto, poi è afrodisiaco, pieno di energia, fa benissimo a tutto, al cuore, alla circolazione. Assolutamente. E poi secondo me, non lo so, è anche... è speciale, è sempre stato il peperoncino, un po' per la sua forma, un po' per le sue cose, e poi veramente una vita piccante è una vita stellare. E questo volevo, la mia domanda era verso il lato, cioè cosa intendi tu per piccante? Quindi piccante, trasgressivo, quello che sei tu in pratica, no? Una peperina da sempre. In 30 anni di carriera hai fatto più cose tu che 10 anni. Però comunque. Beh, per dire... va bene, io penso che piccante è sinonimo di stellare, quindi tutto col piccante arrivi ovunque. Bene, questo mi piace, ma hai un po', come dire, allungato la storia della mia domanda, cioè io ti voglio dire, i tuoi rapporti col peperoncino come sono? Cioè i rapporti sessuali col peperoncino migliorano, peggiorano, chiamano Viagra dei poveri? È afrodisiaco, è meraviglioso il peperoncino. Il peperoncino è unico. È unico, e poi è il peperoncino calabrese, è unico al mondo, quindi questo. È giusto esaltarlo, ora è giusto. Sapere, perché le cose di te le sanno tutti, no? Basta andare su, noi da te vogliamo qualche curiosità. Tu hai vista la mia foto, quella che mi mangio tutti i peperoncini? Sì, 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 certo che l'ho vista. L'ho anche pubblicata sui miei social. C'è un libro che tu hai scritto che racconta di cose piccanti. Esatto, di cose piccanti. Sì, sì. Ci puoi dire qualcosa? Lezioni intime, sì, beh, ho raccontato un po', ovviamente in forma sempre ironica, un po' tutto ciò, perché dei piccoli segreti, molti piccanti, perché è giusto ogni tanto mettere un po' di piccante. Senza piccante la vita è piatta. Sì, vero. Amo molto quello che faccio, amo molto condividerlo con tutti. E devo dire, qua confermo che amo molto la Calabria, è una terra. Io sono stata battezzata artisticamente da Nini Pingitore, regista e autore del Bagaglino e del Salone Margherita,
che ha scoperto tanti artisti, insomma, a me mi ha dato la possibilità di diventare Valeria Marini e mi ha aperto un mondo che io sognavo, quindi per me la Calabria è famiglia, e i calabresi sono famiglia, e poi sono persone speciali. Io sono di origine sarda, ho mia mamma sarda, mio papà era di Vignanello, miei nonni, sono un po' miscuglio d'Italia, però trovo che i valori che hanno i calabresi li hanno molto simili anche i sardi, quindi viva la Calabria, viva Calabria. E poi le calabresi sono di una bellezza, io vorrei vedere una Miss Italia calabrese, perché sono di una bellezza le calabresi. Beh, ce ne sono state più di una, di Miss Italia. Sì, ci sono state, sì, però sì. Adesso deve tornare, anzi Miss Mondo la facciamo, quando Mondo. Si potrà rigirare il mondo e riviaggiare, adesso è un momento che, vabbè, sì, sì. Passerà, guarda, qui c'è una monetina, sì. Io la prendo e me la tengo come portafortuna, dai, questa qui presa sul palco. Aiuto. Faccio anche la spazzata. Sei stretta con col vestito. No, figurati, questo abito di Guess mi fascia, ma mi lascia libera di fare i miei movimenti di donna piccante. Sempre piccante. Ok, io vorrei dare il mio telefonino a Gianni, Gian, perché non riesco a muovermi, se no voglio essere libera. Che tu c'hai lo scettro, io c'ho il telefonino. Esatto, siamo tutti impegnati così per fare con qualcosa. Video, sai, perché così riprendo anche loro da vicino, ecco. Te lo sei scaricato il mio filtro su Instagram Baci Stellari? Sì, sì. Sai che c'hai? No, c'hai ce cuoricini e c'hai peperoncini? Ce lo facciamo subito allora. Sì, e dopo lo devi salvare, così quando ti fai video c'è scritto, esatto, Baci Stellari con tutti i cuoricini, stelline e peperoncini. Assolutamente sì. Senti, un'altra cosa, perché ovviamente, come dicevo, una donna così ricca di tante esperienze, anche produttrice, anche... cioè, che, ti mancava, ripeto scherzosamente, ma ti mancava la cronaca rossa, no? Perché tutte le altre cronache c'erano. Io nasco artisticamente in teatro e poi la popolarità mi è arrivata appunto grazie a Nini Pingitore, e poi ho fatto film, certo, Italia, internazionali, insomma Spagna. Hai lavorato con grossissimi artisti. Vorrei fare un applauso a Alberto Sordi e appunto ho avuto un rapporto molto stretto col grande Franco Zeffirelli, insomma sono tutte eccellenze italiane e tante altre, e no, devo dire mi reputo fortunata, ma anche perché tutto quello che faccio lo faccio con amore, mangiando tanto peperoncino. Dove ci metti amore e peperoncino c'è casa. Esatto. E cos'è una casa senza la chiave? Bisognerebbe fare il prossimo film, c'era pane, amore, fantasia, peperoncino, amore. Allora, io mi candido come protagonista. Peperoncino, amore, baci stellari. Tu sei protagonista femminile, grazie, produttrice, l'Accademia del Peperoncino e tutta la città a disposizione. Grazie. Chiamo il presidente, grazie, della commissione. Sì, che è simpaticissimo, da una maglietta. No, nostro. Chiamo un altro presidente. Ah, va bene. Ti chiedo scusa, il presidente del consiglio comunale, che ci consegna qualcosa che ci servirà. E per me è un grande onore, grande onore. E a te ci servirà, eccolo qua. Oh, eccolo, grazie. Qua. Che cos'è, allora, questa? Aspetta che ti diamo un microfono. Eccoci. No, aspetta, lo portano apposta. Benvenuto. Te ne portano uno apposta. È il sanificato, stiamo lavorando tutti. Buonasera a tutti. Eccolo, allora. Porto i saluti istituzionali del sindaco di Diamante, il senatore Ernesto Magorno, che è impegnato istituzionalmente, che ci sono io stasera a rappresentare l'amministrazione comunale. Noi facciamo questo, siamo omaggiati di averla qui nel nostro territorio, nel nostro comune. Questa bellezza, il fascino che lei rappresenta. Grazie. È il Made in Italy in Europa, quindi siamo veramente orgogliosi di averla qui al nostro Festival del Peperoncino. Grazie, per me è un onore essere qui, grazie di avermi scelto e grazie di noi tutto. Noi abbiamo un talento in questo paese, mi permetto di dirlo, che è il professor Enzo Monaco, il presidente dell'Accademia, che si è inventato questo festival. Grande Enzo! E che grande anche, Enzo! Anche se... Presidente, complimenti per il look anche, azzeccatissimo. Ne ha 5, una per anche sera. Se questa edizione... Giusto? È un'edizione un po' limitata per l'enorme Covid, però abbiamo comunque dato, uno, vi dato fa onore aver mantenuto questo evento, perché così bisogna fare, ovviamente mantenendo poi
rispettando le regole, però certo, non ci si può fermare. Intanto che aspettiamo che tutto torni come prima. Lei mi permette, io consegno simbolicamente le chiavi della città a Sua Maestà il Peperoncino, certo, per una settimana, quindi quando durerà il festo. Mi raccomando, Sua Maestà. Consegniamo le chiavi ufficiali per questa edizione che sarà sicuramente condotta come ogni anno. Siete tutti testimoni. Siete tutti testimoni, non sapete cosa succederà in questa settimana. Con me, padrone di casa, ho la chiave della città, mia cara. Che meraviglia. Poi che città, Diamante? Ci possiamo scegliere il posto più bello per la tua vacanza qui a Diamante, d'accordo? Certo. Grazie. Io lo saluto e buona continuazione. Grazie. Io ho fatto un bagno oggi in questo mare cristallino meraviglioso, dicono che l'acqua della Sardegna è bella, è vero, ma anche l'acqua della Calabria, il mare della Calabria non è da meno. Assolutamente. È vero, pulito, salato, fresco, frizzante, piccante. È stellare. È stellare. Questo è. Allora, quindi adesso abbiamo la chiave, sì, e possiamo fare quello che ci pare. E certo, ovvio. Manca soltanto la peperoncinizzazione. Tu devi diventare ufficialmente la regina piccante. Che onore. Tanto se noi rimaniamo a distanza io posso anche... No, stiamo a questa distanza, lo puoi tenere, liberati le mani, sì, goditi la libertà. Sì, va bene, no. Quindi, anche perché adesso ti dovrò fare queste cose, quindi... Che bello questo diamante. Con questo, vedi... Simbolicamente, noi come fai a fare la distanza? Mo? Ti ci fai? Mo vediamo, stiamo improvvisando. Devi mettere qua. Con questo ti ci fai un orecchino, non lo so. È bellissimo. No, me lo tengo come portafortuna, scusa. Allora, tu devi ripetere insieme a me, questo è il rito della peperoncinizzazione. Ricevo nelle mie mani questo diamante. Ricevo nelle mie mani questo diamante. Devi usare la voce più piccante possibile. Ovviamente. Ok, ricevo nelle mie mani questo diamante. E giuro che sarò sempre piccante. E giuro che sarò sempre super piccante. Un primo applauso dello servitato. Quello è mio però. Sì, sì. Così certo, me lo tengo come portafortuna. Ricevo nelle mie mani. Sopra. Qui così. Ricevo, così posso avvicinarmi di più. Ricevo nelle mie mani lo scettro regale. Ricevo nelle mie mani lo scettro regale. E giuro che non smetterò mai di piccare. E giuro che non smetterò mai di piccare. Sì, secondo applauso. E questo invece. Allora, poi. Che bello! Questo è il primo peperoncino. Bellissimo. Che sulla faccia della terra. Bellissimo. Questo c'ha circa 6.000 anni. Che noi quel Ma questo me lo dai a me? No, per il rito. No, pensavo per il rito. Ok, bellissimo. Ma ti darei la vita, guarda, cosa ti posso dare? Cosa ti può dare sua mano? Un umile sovrano democratico di Calabria. Che simpatico, bello. Allora mi aspetta che me lo... Esatto, devi dire, perché questo appunto era di mio nonno Montezuma, il quale aveva 627 mogli. Ah, beh, complimenti. Lo sto raggiungendo, sai, col peperoncino possiamo andare molto lontano. Ricevo nelle mie mani. Ricevo nelle mie mani? Il sacro, com'è? Ti sei emozionato. La sacra spoglia, sì, sono emozionato. Ricevo nelle mie mani la sacra spoglia. Voglia. E giuro che ne avrò sempre voglia. E giuro che ne avrò sempre voglia. Sì! E ci siamo fino a qua. E ci siamo. Vieni. Ah, io ti seguo. Certo. Ricevo nelle mie mani. Mi hai fatto venire un caldo questo peperoncino. E ancora niente ti ho detto. Ricevo nelle mie mani. Ricevo nelle mie mani il bastone del comando. Il bastone del comando. E giuro che vivrò sempre piccando. E giuro che vivrò sempre piccando. Sì! Stiamo arrivando. È bellissimo. Stiamo arrivando. Questo è il rito. Ricevo nelle mie mani il sacro anello. Ricevo nelle mie mani il sacro anello. Pieno di peperoncino. Ah, devo mangiarlo? No, ancora no. E giuro che penserò sempre a quello. E giuro che penserò sempre a quello. Sì! Sì. A quello. Lupa! Calabrese nel sangue. Attenzione, ci siamo quasi. Ricevo nelle mie mani
la sacra coroncina. Ricevo nelle mie mani la sacra coroncina e giuro che sarò sempre la tua regina. E giuro che sarò sempre la tua regina. Musica! La più straordinariamente bella e buona, la più adatta a essere la moglie di sua maestra. Grazie. Portatemi la collana, altro che Hawaii. Grazie. Vedi quando vai a Samoa. E io durante voglio dire una cosa, voglio tornare fra di voi. Tornerai per fare un film. Al più presto, sì. Guardate che capolavoro umano. Al più presto, così festeggeremo insieme la nuova vita, il ritorno alla normalità. Viva il peperoncino, viva l'Italia, viva la Calabria. Viva la Calabria, certo. Viva l'energia, viva la vita. Non è finita, giù la musica, grazie. Coi sacri poteri che ho ereditato, tramandati da generazione in generazione, dichiaro ufficialmente terminato il sacro rito della peperoncinizzazione. La bella Valeria, per volere divino, fa parte dell'Accademia del Peperoncino e da me nominata viene sull'istante regale consorte, Regina Piccante! Boom! Faccio boom! Esatto, boom! E facciamo boom! Viva il peperoncino! Viva il peperoncino! Allora, lo sposo... Stellari. Sì. Ma a proposito di baci stellari, lo sposo deve baciare la sposa. Va bene. Come facciamo adesso? Ci facciamo con le mascherine, che diventa bello, diventa... Sono una cicalò con le stelle in bocca, il mare che mi tocca, la libertà. C'è una luna rossa, senti la scossa, insieme c'è la energy house. Facciamo un po'. Non dovrai mai più mancare da qui. Io mi prendo, dov'è la sua? Ah, qui ci sono i baci stellari, sì, perché questi sono adesso, è quello che aspettavamo da anni qua, bella. Guarda, siccome io sono un sovrano democratico, mia moglie. Io sono amica delle mogli. Già. C'ha l'orecchio. Già vedi, è una moglie proprio che si mette al servizio di suo marito. Vai. Sì. È un po' complicato, È la prima volta, dov'è? Eccolo. Allora. L'amore al tempo del Covid. Prendi un bel respiro. Quindi noi contiamo fino a tre. E il bacio deve durare tre secondi. Insomma. Lo contano loro, tutti insieme. Allora. Uno, due, tre.
Grazie, grazie Valeria per aver giocato anche con questa cosa, ma la lasciamo qua, la prendiamo dopo. Allora, che dobbiamo fare? Più di così. Ti vuoi spogliare? Dobbiamo, vorrei spogliarmi, perché mi avete fatto venire un caldo, il peperoncino mettete. Adesso festeggiamo con tutti, mangiamo. Sì, prima di Valeria la firma sul librone. Certo. Ah, che bello. Il librone. Aspetta, c'è. Cioè... questa la mettiamo sì, così. Allora, la firma, quale onore. Sì, tu ci dedichi un pensierino, quello che ti pare. Sì. Eccola qua. Dietro ci sono le assi. Da questa parte, guarda, scegliti la penna mentre... scusate le spalle! No, vieni da questa parte a firmare, così sei a, sei a favore del pubblico. Anche se non nessuno ha detto no, no, eh! E lupi! Appunto, guarda, Valeria, ti è caduto una, un pezzo di, del mio cuore. Un abbanero ti è caduto. Questi te li porti tutti a casa e fanno buon uso, mi raccomando. Allora. Allora, eccoci qua, scusate le spalle per prima, ma c'è un motivo, perché mi sono rimessa un po' di rossetto per fare la dedica stellare, bacio esatto. Piccante. Dove la devo fare? Qua? Questa pagina è tutta tua. Ok. Io già so. Se vuoi te la togliamo adesso questa roba, eh? No, più che altro perché ho paura che... Sì, dai, toglitela, la, casomai la cosina no. La coroncina, se vuoi, può rimanere. No, la coroncina, ma certo, questa... ma perché sono caldo. Samoa. Allora, viva Diamante, viva la Calabria, viva il peperoncino, viva l'Italia. Vai. Mamma mia. Allora, prenditi tutto lo spazio che vuoi. E... sì, sì, tutta la pagina è tua. Ah, a questo punto siamo arrivati. Allora, maschietti calabresi arrapati. Quanti di voi vorrebbero essere qui al mio posto, eh? Ad abbracciare Valeria Marini? Quanti di voi, vecchi lupi? E lo so, tutti, eh? Non vi vedo le facce, ma posso intuire. Aia! Ma posso intuire. Valeria, ti dicevo, mentre tu scrivi, che abbiamo fatto questa scenografia, perché appunto sei anche tu come me una teatrante, e quindi... sono nata in teatro. Lo so mia cara, e quindi ci tenevamo anche perché siamo stati costretti dal Covid, no? A fare una versione più ridotta e in un luogo dove si potesse in qualche modo tenere a bada, perché noi siamo abituati ad avere... Ok, leggo la dedica. Sì. Allora, viva Diamante Stellare, aspetta, devo aggiungere, viva il peperoncino, viva la Calabria. Tu dici che la pagina piglia grande apposta, eh? La pagina perché, allora, viva la Calabria e i chef lontani per favore e i calabresi e le calabresi e mio marito. Viva l'Italia, la vita stellare spicy, baci stellari grande. Baci stellari, boom faccio io boom fra un po'. Vieni tesoro, okay. Un'ultima cosina devo farti vedere. Se allora, sapevo mi mettevo in bikini, un caldo. Madonna, ma perché non fai quello che ti dice il cuore? Se sapevo. Se avessi saputo... Ti abbiamo aspettato tre quarti d'ora per metterti sta roba, venivi subito. Perché oggi è stata una giornata, una delle prime giornate dove mi sono veramente rigenerata, grazie. Quando uscivi dall'acqua così venivi... Dici? Scusate, l'avreste perdonata se fosse venuta in bikini? Oh, vedi, mascolo e femmine, perché qua siamo aperti, qui è nata la bellezza, mia cara. Va bene, la prossima volta verrò in bikini. Sì, promessa, scrivete tutto, ragazzi, mi raccomando. Quindi dicevo, questa scenografia teatrale, sì. Che tu, purtroppo non possiamo vedere le facce dei nostri amici, ma se tu ti concentri bene sentirai mille cuoricini che battono. Sì. E battono perché sono venuti apposta, hanno lasciato famiglie, mogli. E tutto il resto per essere qua ad applaudirti. Grazie. E tu, se tu ascolti bene, sentirai i loro cuoricini che fanno bum 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 bum.
Boom, 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 ma io de- grazie, ma io lo vedo e sono ricambiati, lo stesso affetto che mi danno glielo rimando proprio indietro con tutto il peperoncino del mondo. E allora li invitiamo tutti alle nostre nozze, diamo la torta per tutti, assolutamente, essendo democratici, assolutamente sì. Volevi far vedere qualcosa che no, mi ero dimenticato? Ah. No, è il peperoncino mi fa venire caldo. Vuoi che ti aiuto? Le no, piedi? No, no. No. Vuoi che soffio? No. Tanto cioè, ad altezza ci sono. No. Boom, 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 boom. Sei fortissimo. Ti ringrazio. Un applauso, è troppo forte. Ma no, questo è il mio popolo piccante. Lo so, io lo so. Da 27 ma anni. Lo sapevo, me l'hanno detto, perché eri fantastico, ma ancora di grazie, più. Grazie, grazie, grazie. Io vivrò da qui in poi con la speranza che ci facciamo un film da tutto questo. Non sto scherzando, perché voglio dire, non ci manca niente, non ci manca niente, vero. Giusto, i soldi mi mancano, quelli li troviamo, no, li troviamo, li troviamo, perché quando siamo bravi abbiamo un tema come il peperoncino, non ci posso, ci aiuteranno tutti. Il peperoncino mi merita e poi c'è una spinta forte, quindi. Quanti tipi di peperoncino conosci tu, per ma esempio? Io conosco il peperoncino, vabbè, quello classico, poi c'è che quello che si chiama diavolicchio diamante. Ok, poi c'è quello tondo, che è buono, non so se è incrociato col peperone, non lo so. Con la ciliegia. E quello è il ciliegino calabrese. E poi calabrese. Quando io ho girato tanti film in Spagna e mangiavo sempre il pimiento del patron, che però non sono buoni come i peperoncini calabresi, ma è un piatto che mi sa che fate anche qui, che fate i peperoncini fatti saltati in padella, no? Quasi fritti. Esatto, che poi li mangi e poi prendi il peperoncino super piccante, fa un desiderio, ma qui sono tutti super piccanti, quindi il desiderio lo fai. È un continuo. Desideri stellati sempre, stellari sempre. Per esempio, noi amiamo qui il nostro, che è questo, vedi? Questo è il nostro peperoncino calabrese. Sì, questo anche è bellissimo. Questo me l'hai regalato, che me lo voglio mettere a casa. Ma tutto quello che hai in camerino è tutto grazie. Tuo, più tutte queste collane. Bellissimo questo. Più se hai la macchina ti riempiamo di peperoncini, sì. E da qui all'eternità, mia cara. Grazie, grazie. Questo ha una, come dire, una profumazione, un sapore, che è un piacere mangiarlo perché ti accompagna. Sì. Non è quelli forti. Ma io sai che me li mangio anche così, Ma così, nel senso che... Che rimorsico. Di morsico. Questo non lo dovevo fare. Dovete prendetevi un po' d'acqua. Però ammazza tutti i germi, il peperoncino, qualsiasi no, cosa. No, no. Ce la fa. Sto scherzando. Tu pensa, Valeria, che sabato su questo palco faremo la gara dei mangiatori di peperoncino. Ah, io peccato che non posso, che devo andare a Venezia a prendere un premio. A proposito, Vado a prendere un premio, se no sarei rimasta. E che premio si tratta? So che è una cosa molto importante. Sì, è un premio bello, perché comunque è per il sorriso, per un premio di charity per il video musicale che ho fatto, che ha avuto molto successo e nasce anche con un'associazione della violenza contro le donne per difendere i diritti delle donne, quindi mi danno questo premio che... Per me è un grande onore, però. Te l'ho detto, Valeria è un'esplosione continua, altro che boom, è veramente, ha ricoperto tutti i ruoli di quello che può immaginare una donna, perché grazie. Manca un uomo, perché fa anche il produttore, sì. Fa i dischi, scrive libri, cucina. Cosa bisogna inventarsi? Adesso mi darà dei bambini stupendi, piccanti. Sì. Guarda, i gemelli subito, i gemelli, sì, e io noi in famiglia abbiamo gemelli, ma mia sorella ha due bellissime gemelle. E io ho due ti volevo dire che oggi bisogna inventarsi e reinventarsi, non bisogna, la cosa importante è avere sempre ottimismo, gioia di vita e proprio perché usciamo da un momento molto difficile, ognuno di noi deve trovare il boom che ha dentro e tendere la mano a chi ha bisogno, quindi questo è un po' il messaggio che ha la canzone, la musica, che ha un bellissimo video, ed è un po' il messaggio che è il mio pensiero, cioè ognuno di noi deve dobbiamo ritrovare l'ottimismo e l'energia dentro di noi, e il peperoncino aiuta, la tira fuori, quindi. Questo è sicuro,
tira fuori tu. Ma tu sai cosa si deve fare quando si mangia tanto peperoncino che ti senti la bocca infiammata? Io bevo acqua. Ah, no, mangio un pezzo di pane. Bravo, già il pane va meglio. No, io bevo acqua però. Però l'acqua non ti aiuta, ti rinfresca ma non ti toglie. Ah. Per togliere il piccante, latte. Ah, il latte. Bisogna prendere, e ti dicevo, la gara dei mangiatori. Quindi, ok. Quindi... Perché la caseina che contiene... Certo, abbassa il latte, distrugge completamente la capsaicina, che è il principio attivo del peperoncino, quello che lo fa piccante. Bene. Per cui è giusto che tu sappia delle cose. I mangiatori di peperoncino avranno chilo e 27 grammi, certo, in mezz'ora. Avranno le difese immunitarie belle alte, perché comunque è la pressione. Io ho scritto una canzone, un giochino sul Covid, no? Che a un certo punto dice: non sono cuoco né dottore, non sono un ricercatore, ma ho trovato io il vaccino naturale, genuino. Oh sì, è il peperoncino. Comunque aiuta tanto mangiare il peperoncino, veramente. Adesso lo diciamo seriamente, fa molto molto bene. Un alimento, a parte che veramente a me piace dappertutto, ma veramente fa bene. Noi tutte le sere facciamo convegni con professoroni che vengono apposta. Quest'anno c'è il professor Tarro, proprio Massimo, uno dei massimi virologi che sta studiando le proprietà del peperoncino. Sì, ogni anno noi facciamo il peperoncino. Adesso va meglio. Adesso va meglio. Vuoi bere un po' di latte? No, grazie. Non mi interessa il latte. L'ho bevuto l'ultima volta dalle poppe di mamma. Va bene, io dico che Sua Maestà il peperoncino è numero uno. Grazie. Brava. Detto da Valeria Marini, ci credo veramente. Grazie di avermi incoronato regina e di avermi peperoncinizzata. Perfetto, guarda che lo dovrai dire quando ci rivediamo. Andiamo a tagliare, certo, la torta. Sono stata peperoncinizzata, quindi, come ti ho detto, donna peperoncinizzata, donna fortunata. Carriera assicurata. Alleluia, alleluia. Popolo piccante, Sua Maestà vi ama e adesso vi renderà partecipi della sua gioia insieme alla mia splendida moglie, che voi ovviamente mi invidiate, ma no, non mi invidiate, perché mi volete bene e sapete che io condivido questa gioia con tutti questi nostri cuochi dell'Associazione dei Cuochi della Provincia di Cosenza, ai quali va un plauso mio e nostro, ma soprattutto una foto. Si vogliono fare una foto con te. Tagliamo la torta e poi lo so, la torta l'abbiamo tagliata, la lasciamo agli chef. Sì, aspetta, a proposito, una buona torta è, come si dice, l'accompagniamo sia con lo spumante, ma per chi ne mangiasse assai, abbiamo l'amaro più famoso d'Italia, d'Europa e del mondo, qui in Calabria, è presente qui con noi, Vecchio Amaro del Capo. E il nostro sponsor è un'altra eccellenza calabrese, per cui portate un po' di damigiane, venite qui che ci facciamo una foto tutti insieme e ci distribuite insieme alla torta anche un po' del vostro splendido amaro. No, venite. Noi lasciamo il rompello. La torta ve la serviamo noi, eh? Perfetto. Adesso voi ne date. La dobbiamo tagliare. Fate la foto con. Sì. Andiamo davanti. E la torta non si vede. Secondo me è meglio così. Facciamola così, dai. Facciamo un boom.
non so se è me. Che il tempo è più largo che serve un momento di vita per tutte le come prima, così prima. Saruffi, a Miceli che è fuori, che ci ha fornito tutti i peperoncini, a Telediamante che non me lo dimentico, ovviamente, agli amici Greco che ci hanno offerto lo spumante, un caloroso ringraziamento all'amministrazione comunale e che ho dico a fare a questo capolavoro di Amaro Piccante. Hanno fatto la versione anche piccante, ragazzi, l'amaro del capo, proprio per affetto all'Accademia del Peperoncino al festival. Ma non vai all'ospedale. Eh? Sì, mi assaggi troppo male. E questo diventa lo spritz calabro. Vai all'ospedale. Sì, allora dicevo, l'amaro del capo ci ha regalato questa meraviglia piccante, che è un'eccellenza sicuramente nazionale. Ma parlando di peperoncino andiamo anche a sconfinare. Io vorrei farglielo assaggiare agli amici messicani, agli amici dove il peperoncino è di casa, ma voglio dire, non ci manca né l'energia né la potenza, per cui lunga vita al peperoncino e a tutte le forme in cui si esprime. Grazie a voi dell'Amaro del Capo e grazie a Enzo Caselli, che è sempre presente con le sue macchine da presa. Grazie alle nostre splendide amarette. Assolutamente sì, adesso torno, non vi preoccupate. Saluto a tutti, io comincio. Verde, arancio, viola e giallo. Allora potete cominciare come se foste in aereo. La prima fila va, si prende la torta e torna. La seconda fila va, si prende la torta e torna. Anche la First Lady. Vediamo. No. Tanta gioia, tanta allegria. Dio sulla compagnia. Oh, vediamo. Vediamo. Non possiamo rischiare. Profumato e delicato. Molto forte ed arrabbiato. Profumato e delicato. Ed arrabbiato, ho un sapore sopraffino, sono il peperoncino, più il tramonto di un pascià, più un sultano o un pascià, sono accolto col sorriso, all'inferno e in paradiso, faccio io. Vicino a me ho il piacere di avere in rappresentanza per il momento del Comune di Diamante il Presidente del Consiglio dell'Amministrazione Comunale di Diamante, Francesco Bartalotta. Buonasera, e mi viene da dire in questa occasione, all'inizio della 28esima edizione limitata del Peperoncino Festival, di ringraziare anche voi dell'amministrazione comunale che in un certo qual modo avete permesso, nonostante il Covid, nel rispetto delle normative anti-Covid, questa 28esima edizione. Ma sì, crediamo che bisognava dare continuità, ovviamente come hai detto tu giustamente, nel rispetto delle norme anti-Covid, dare continuità a questa manifestazione che è un talento che deve essere sostenuto anche con delle forme di profilassi, così come giustamente l'organizzazione Peperoncino ha ritenuto giusto di fare, e oggi siamo in questa cornice del Teatro ai Ruderi che ci accoglie, quindi in tutta sicurezza, e quindi era giusto che questo festival doveva essere fatto, limitato però
bisogna dare continuità, magari il prossimo anno, sperando che questo morbo venga estinto finalmente dall'umanità, e quindi diamo, ci ritroveremo magari in un contesto diverso, però anche quest'anno sotto il profilo culturale e della convegnistica era giusto dare lustro e dare continuità a questa edizione. Grazie, grazie Presidente, grazie, buona serata. Ed eccomi vicino alla delegazione romana dell'Accademia del Peperoncino, grazie come sempre per essere qui con noi, grazie come sempre per essere a Diamante. Il Presidente Antonio Bartolotta, grazie per essere qui con noi. Allora, quest'anno è un anno un po' ridotto, è una 28esima edizione limitata, però come diceva il professor Enzo Monaco, lo spettacolo continua. Ecco, quest'anno quali sono le novità di questa 28esima edizione anche dal punto di vista della vostra delegazione? Beh, le novità sono rappresentate sicuramente dal fatto che il festival si faccia, quindi è stato a rischio fino all'ultimo giorno, però per fortuna la 28esima edizione si svolgerà regolarmente. Noi come delegazione romana dell'Accademia Italiana del Peperoncino, come ogni anno, siamo presenti qui e da 3 anni siamo campioni d'Italia per quanto riguarda la gara dei mangiatori di peperoncino, che si svolgerà sabato, e Arturo Rencric, il nostro campione, arriverà domani, ma questa volta avremo addirittura una sorpresa in più. Quindi, per quanto riguarda la 28esima edizione del festival, la delegazione romana ha qualcosa in più, non qualcosa in meno. Quindi probabilmente nella gara di sabato ci sarà una sorpresa, ve la dico, va, per Telediamante, una chicca. Probabilmente avremo 2 concorrenti della delegazione romana, e forse un uomo e una donna, quindi... Wow, è una sfida proprio uomo-donna ancora migliore, ancora più picca. Esatto, anche perché tenteremo il primato di avere il campione d'Italia uomo e la campionessa, quindi 2 primati incredibili. La delegazione romana punta a questo. Bene, è bello comunque vedere l'entusiasmo e la grinta in tutti voi che per 28 anni avete accompagnato il Peperoncino Festival. Ecco, come sarà per voi questa 28esima edizione? Beh, sicuramente abbiamo approcciato con entusiasmo, nonostante insomma le limitazioni note, però è bello esserci sempre, è bello seguire anche l'entusiasmo e la tenacia del Presidente Monaco, e quindi noi siamo qui proprio per stringerci intorno a lui e per fare sempre più forza. Viva il peperoncino, che noi con tanta forza e con tanto entusiasmo portiamo anche a Roma con la nostra delegazione. E grazie a voi per quello che fate anche per l'Accademia Italiana del Peperoncino. Un saluto anche da parte di un'altra rappresentante della delegazione, la signora Marina. Marina, ecco, anche per lei la prima volta forse che viene qui, o è già venuta? La seconda volta. Ecco. Quest'anno è un po' triste, devo dire. È vero. No, comunque noi siamo presenti, che comunque volevamo dare, anzi essere proprio presenti perché volevamo dare la forza, quest'anno, visto che c'è tutto quello che è successo, comunque siamo qui. Bene, io vi auguro quindi un buon inizio di questa 28esima edizione del Peperoncino. Grazie a voi. Bene, siamo vicino a questo ben di Dio di torta che per il momento possiamo ammirare e immaginare i sapori per il momento. 28esima edizione, come tradizione vuole, la pasticceria Biancaneve, come il primo anno, anche quest'anno offre questa buonissima torta. Franco, complimenti come sempre, è uno spettacolo solo vederla. Ecco, quest'anno è un'edizione un po' limitata, però nelle tradizioni ci sono tutte, non poteva mancare anche la tua torta. Sì, certo, è una tradizione a cui tengo molto, specialmente per il mio paese. Offro sempre questa torta, così, mi piace. Possiamo sapere in anticipo qualche ingrediente di questa torta? È una torta classica, con una crema chantilly con le gocce di cioccolato, leggermente peperonizzata. Ci sta, è un po' di picca anche nella torta, ci vuole. Sì, ci vuole. Anche, bene, anche visto l'ospite.
che ci è molto sta, picco. E ci sta, perché Valeria Malini è davvero l'emblema del PIC, eh? Sì. Dicevano dalla regia cosa rappresenta per Diamante e perché no per la pasticceria Biancaneve il peperoncino. Beh, è un grande evento che adesso ci accorgiamo che manca, perché abbiamo visto che già il paese è svuotato. Covid a parte, purtroppo, bisogna anche pensare alle cose buone, non solo alle cose brutte, quindi ci manca, si è notato, difatti il Diamante dopo il 31, dopo che si era sparsa la voce che non c'era più il peperoncino, si è svuotata. Ripeto, purtroppo Covid a parte, ma là, come si dice, lo spettacolo continua e ci auguriamo che il prossimo anno sarà ancora più formidabile della 28esima, eh? Sì, spero di sì, come no. Bene, Franco, grazie come sempre e grazie anche a te per il contributo che dai per il successo del peperoncino. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Ci siamo, lo chef dell'Accademia Italiana del Peperoncino, il grande maestro Vincenzo Crisolia, che da 28 anni accompagna e ha accompagnato tutti i visitatori del festival, e anche quest'anno la 28esima edizione non poteva mancare. Sì, non potevo mancare, una 28esima edizione un po' particolare, diciamo in sordina, però l'impegno nostro da parte dell'Accademia c'è, come c'è stato per tutti questi anni. E il festival deve andare avanti. Come ha detto il prof Monaco, lo spettacolo deve continuare, chiaramente nel rispetto di tutte le normative. Certo, e sarà un festival sempre importante, perché abbiamo, per quanto riguarda la gastronomia, no? Una parte molto importante, ci sono in questo festival, come in tutti gli altri anni, gli show cooking degli chef dell'Associazione Provinciale Cuochi Cosentini. È un show cooking a sera con due chef, quindi nella sede, ed è molto interessante perché si fa economia attraverso i prodotti del territorio, cioè una cosa veramente fatta con criteri importanti per l'Accademia, ma soprattutto per il territorio e per la Calabria. Quindi ecco le tradizioni, quelli che sono gli aspetti fondamentali che hanno caratterizzato tutti i 28 anni del peperoncino, anche quest'anno ci saranno. Sì, ci sarà, e ci saranno anche moltissime cantine, tra cui come sponsor abbiamo pure l'Amaro del Capo con il peperoncino, con l'Amaro al peperoncino, quindi questo peperoncino va avanti, incuriosisce sempre di più e ha sempre quel gusto piccante che non manca. Che non manca. Vincenzo, c'è un piatto che può rappresentare questa 28esima edizione del Peperoncino Festival? Un piatto PIC? Beh, il piatto PIC per eccellenza sono due. Le pennette all'arrabbiata, che io dico, mi fa una pennetta all'arrabbiata? Sì, io dico, fa una pennetta all'arrabbiata alla Enzo Monaco, no? E poi agli olio di peperoncino. Però un piatto che potrebbe rappresentare questa manifestazione potrebbe essere un fusillo calabrese con tonno e 'nduja. Bene, quindi comunque abbiniamo il piatto tipico calabrese, che è il fusillo, con l'anduja e con il tonno. Bene. E la cipolla rossa di Tropea. Fantastico, da provare Vincenzo, da provare. Grazie maestro per quello che date al Peperoncino Festival. Buona serata e buon peperoncino. Ebbene, riflettori spenti, ma sono ancora accese le luci di Telediamante. Quelle non si spengono mai, mi dispiace. Lupo, buonasera. Buonasera. Altro che, come diceva lei, Stellari. Boom, boom. Boom, boom, boom. Ma cosa ne sa del no, boom, boom di Pitamar? Se lei dice boom, boom, noi diciamo pu, pu, pu. Che è molto... Cosa ne sa di pu, 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 pu? Noi faremo un disco... Ciao cari di Biancaneve, un grande abbraccio, grande. E grazie come sempre, siete mitologici. È vero. Questi arancini erano stupendi. Gianni, noi allora faremo la risposta a come si chiama? Valeria. A Valeria Marini, che ha fatto boom boom, noi faremo pu pu pu. E vedrai altro che premio a Venezia. Ma quale premio? Oscar! Oscar da bagno. Comunque Gianni, a parte gli scherzi, è stata una serata bellissima, anzi la Valeria Marini si è dimostrata una persona molto molto disponibile e... Gianni è sempre il top. Ecco Gianni, quest'anno la 28esima edizione è stata sicuramente per tutti voi un'edizione un po' provata, perché è chiaramente diversa dagli altri. Cosa ha rappresentato per te questa 28esima edizione ristretta?
Ma guarda, cara Telediamante, nel senso che sei amante dei televisivi, cioè mia e di tanti, e mia e basta. E, sì, sì, ovviamente, è un'edizione sofferta, perché abituati ai grandi numeri, ai grandi eventi, a decine di appuntamenti quotidiani, con decine e decine di migliaia, centinaia di migliaia di spettatori, con l'attenzione dei mass media nazionali e oltre, so, è sofferta. Però, come dire, la consolazione, cioè, è solo quella di pensare che il 90% degli eventi sono stati annullati in Italia. Se siamo fra quei pochi vuol dire che siamo bravi, che siamo forti e che abbiamo credibilità. E quindi lo spettacolo continua. Non potevamo non esserci a qualsiasi costo, pur sacrificando tante iniziative, ma comunque, e lo sai, l'offerta di quest'anno è sempre di grande qualità, come sempre, perché siccome noi siamo un festival e ci teniamo a essere definiti come festival, è naturale che mettiamo sempre in campo convegni di alto livello, dibattiti, mostre, spettacoli, e quindi qui ogni sera ci sarà uno spettacolo interessante. Si mangerà a disposizione per tutti, cioè conserviamo lo spirito fondante dell'Accademia e del Festival, che è quello gratis per tutti. La cultura è per tutti, quindi tutto quello che facciamo è a disposizione di tutti gli amici che vengono a partecipare, a cominciare stasera. Hanno partecipato tutti allo spettacolo, mia moglie l'hanno fotografata, solo che poi la tocco io e basta, dovete schiattare d'invidia. Certo. Lo sgabello perché, sai, non ero all'altezza stasera. Grazie Presidente che lei ha puntualizzato un argomento che mi era sfuggito, sa, perché ho trovato lì quello scranno regale. E quindi dicevo, l'offerta è sempre di alti livelli, perché è nel nostro stile, cioè può mancare qualcosa di altro, ma non nell'offerta della qualità, nei convegni, nelle mostre. Lo sapete, quest'anno ci sono piccole mostre, ma di grande prestigio, in collaborazione con la Treccani. Per cui, insomma, noi abbiamo sempre qualcosa che ci contraddistingue a livello alto. E se vi domandate perché, cari piccanti di Telediamanti, se vi domandate perché, vuol dire che siamo stimati. Se c'è sempre qualcuno tipo la Mondadori, anche quest'anno è confermata, la Treccani. Insomma, abbiamo... Ma Gianni Pellegrini, ecco, a parte il Festival del Peperoncino, ma Gianni Pellegrini, artista, attore, come ha vissuto il lockdown? Ma io l'ho vissuto, come ho detto a tutti gli amici, abbastanza normalmente, perché abitando in montagna, nella provincia di Lucca, nella Garfagnana, è un piccolo centro dove non ci sono negozi, non c'è niente, per cui non ero Io a Roma ho la casa a Trastevere, proprio a piazza, insomma, non so se la conoscete. Ma, caos di città. Sì, lì se manca, vicino Campo dei Fiori, insomma, sì. Se manca la gente te ne accorgi, è una tragedia, ma dove siamo noi la gente non c'è mai, e quindi non era tanto così. La mia vita è sempre stata la stessa, perché io sto a casa, leggo, scrivo, studio, e... Però non potevo partire, nessuno mi chiamava per fare spettacoli come siamo abituati a fare. Abbiamo perso 25 serate già vendute, 2 film, uno per fortuna l'abbiamo recuperato la settimana scorsa a Bologna. Per cui io ho applicato la resilienza, ho tirato fuori tanta positività da un momento negativo. Quindi ho finito di scrivere uno spettacolo tutto su Sua Maestà Re Peperoncino, con la collaborazione di Edoardo Erba e di Alessio Moneta, per cui abbiamo fatto una bella cosa che speriamo di vedere nei teatri da quest'anno, insomma,
al più presto. Per speriamo cui, bene, speriamo bene, tanta positività. L'unica positività di cui andiamo fieri, esatto, perché di questi tempi parlare di positività, caro Presidente, lei mi insegna che i professionisti non tradiscono. Grazie, i professionisti non tradiscono, noi siamo abituati a teatro, o ci sono tre persone o ce ne sono 3.000, noi recitiamo come se fosse sempre pieno, questo è il nostro lavoro e lo facciamo bene, ecco perché è importante avere i professionisti sempre in tutto quello che si fa, perché ti garantiscono la qualità. Quindi poi voglio dire, abbiamo esordito alla grande, insomma, con una è una diva, perché cioè, Valeria Marini ha 40 film, 80 spettacoli, cioè, ha fatto una carriera cinematografica, teatrale, televisiva non indifferente. Sì, nomi incredibili. Ma incredibili, i registi con cui ho lavorato al cinema sono veramente strepitosi. Per cui, e in più non si ferma un minuto, no? Per cui, non potevamo partire meglio. Non potevamo partire meglio, quindi sul palco stasera, e chiaramente c'era la qualità di sempre. E la grinta di sempre. Poi naturale, di solito dopo questo momento si esplode la festa, ma in questo caso non è così. Ma comunque, pur essendo in forma ridotta, il festival è sempre di grande qualità. È vero. Complimenti a tutti voi e appuntamento quindi alle prossime serate qui sempre da Rudy di Cirella. E io ci tengo a ringraziare Alfredo De Luca, il responsabile di questo teatro, che è veramente uno che ama questo mestiere e lo sta dimostrando, perché questo teatro ha funzionato tutta l'estate, so che ci sono stati grandi eventi, i camerini sono ben attrezzati, insomma, cioè, finalmente per noi teatranti, devo dire, questa edizione, tra virgolette, per me è molto più bella. Per essere uno abituato al teatro, quindi alla piccola folla. Il tuo habitat naturale. Sì, quindi sai, cambiarmi in camerino e non in una camera che cioè, era una cosa bella, con lo specchio che ti trucchi, che ti fai, era un'emozione aggiunta, che quindi un'altra, come dire, positività in un momento di grande negatività. Ma noi, come dire, come abbiamo detto, non perdiamo lo spirito, siamo pronti a ripartire alla grande. Speriamo per noi e per l'Italia che tutto vada per il meglio, che non ci siano più dolori, sofferenze e cose tristi, insomma. Grazie Gianni per la tua disponibilità. Grazie, forza, buonasera a tutti e forza Telediamante e forza il Festival Peperoncino. Forza il Peperoncino, che forza Gianni Pellegrini, che è il nostro grande. È un connubio che non molla sin dall'inizio. Telediamante, Festival del Peperoncino. Poi personalmente Telediamante nei panni di quel pazzerello di Vitamara e sotto queste vesti quel pazzerello di Gianni Pellegrino. Amici, vero, da sempre. È vero, è vero. Grazie, buonasera a tutti.